E a proposito della Madonna, faccio una breve parentesi, se entra dentro alle nostre storie di teologia, ma anche da focolare, e quelle da superstizione, belle come le nostre non ce n'è nel mondo, non potete sapere come sono vere, le sentiamo lì dette da nostri nonni. Francesca disse di sì al matrimonio, voi mi direte che vuol dire, si può dire di sì? No, perché poco prima di Francesca non si poteva dire di sì, le donne non dovevano proprio parlare. Non dovevano parlare, ma un papa, non mi ricordo il nome, se Gregorio VIII, quando arrivò il culto della Madonna in Italia, della Vergine Maria, e tutti si misero a pregarla perché era un'espressione un po' meno severa di Gesù o di Dio, no? E gli si rivolgeva tutta alla Madonna. Le donne, prima dell'arrivo della Madonna, pensate ora, uno ci chiede o non ci chiede, non fa niente, ma dico storicamente come cambia la storia dell'umanità. Prima dell'arrivo della Madonna, le donne erano considerate, se andava bene, diciamo, normalmente streghe da bruciare, e se andava bene, riposo del guerriero, se andava bene. Dopo l'arrivo della Madonna, le donne divennero proprio madonne, si chiamavano madonne, gli si inchinavano, poesie, la pittura, la storia dell'arte è cambiata, tutto sulle donne, tutto per le donne, diventarono, non potevi sapere questa Madonna il cambiamento che ha fatto fare, e questa Madonna che gli si può tanto bene che non si sa che cos'è, da dove viene, questa cosa che quando ci si innamorano, quella scintilla d'eterno che abbiamo dentro di noi lo sentiamo, che c'è qualcosa che non finisce qua, non sappiamo che è, ma lo sentiamo che c'è qualcosa che non finisce, no? Dice, ma che è tutto qui? Questa domanda ce la siamo fatta. È quella scintilla d'eternità che ci abbiamo quando ci si innamora, quando si dice ti amo, fatemi dire queste melenzaggini, ecco, si dice quelle frasi e quelle parole, ti amerò per sempre, non ti lascerò mai, sarai mia per tutta la vita, per l'eternità, mi sembra di averti aspettata da sempre, quelle frasi memorabili, vengano fuori solo quando ci si innamora, vengono fuori l'eternità, quella scintilla che ci hanno messo dentro la si vede lì, ed ecco che qua dentro a questa storia, alla storia della Madonna che arriva, ecco, poi come la Madonna aveva detto di sì, di sì, lei, la Madonna ha detto di sì a Dio, il Papa disse voglio che tutte le donne dicano di sì, anche loro, per sposarsi, pensate alla grande, è venuto fuori da lì che le donne potevano parlare, dire di sì, e pensate alla bellezza di questo fatto che la Madonna ha detto liberamente di sì, nella nostra teologia dantesca e cristiana è quello che è, il Dio ci ha fatto liberi, in noi c'è il libero arbitrio, noi possiamo dire di no anche a Dio, questa è la cosa grande che abbiamo noi, no? Gli si può dire no. Questa è la cosa impressionante, lui non può fare niente. Allora quel verso dell'ultimo canto della Madonna, quando dice Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, in questo endecasillabo, no? Termine fisso d'eterno consiglio vuol dire, umanamente, Dio è proprio un uomo come noi, che dice, in un senso, dice che è dall'eternità che Dio pensa a quella donna, Dio pensa a salvarci. Questa creatura buffa che siamo noi, no? Ecco, lui ci vuole salvare e lui si è fatto uomo perché gli uomini diventassero Dio, che fossimo salvi, no? Per fare questo aveva bisogno di farsi uomo e aveva bisogno che una donna dicesse a lui liberamente sì, perché tutti noi siamo qui per il sì di una donna, non di, che è l'apice della creazione, la rugiada dell'Altissimo, come dice il poeta alle donne. Quindi Dio aveva bisogno di una donna che gli dicesse di sì, quando ha mandato l'arcangelo Gabriele che si è inchinato e gli ha detto vuoi tu, la Madonna poteva dire no, invece ha detto sì e l'avrebbe potuto dire umanamente, ha detto sì, questa è una storia, così Dante lo spiega, dall'eternità dei secoli, termine fisso d'eterno consiglio, tutta l'immensa saggezza di Dio si è persa in quel punto, in quella donna, impazziva perché temeva che potesse dire no. Come tutti noi quando siamo innamorati, una donna deve dire sì e quella donna Dio gli ha detto sì, infatti c'è un quadro meraviglioso ora a Recanati di Lorenzo Lotto, un'annunciazione, quella famosa dal gatto dal pelorito, dove c'è la Madonna che sembra impaurita e dire di no, umanamente di no, a uno dice non mi la sento, di... e che è umano, no? Quindi pensate, e Dio si è perso, cosa c'è di più fragile, umile di una ragazzina di 16 anni di Nazareth, fragile e maestosa. E Dio dall'eternità, quando noi diciamo alla persona che amiamo mi sembra di averti aspettato da sempre, Dio veramente gliel'ha detta alla Madonna, l'ha per davvero aspettata da sempre, dall'eternità, finché gliel'ha detto e lei ha detto di sì. Dio è stato vinto in quel punto. E cos'è che vince Dio? Non è che lo vincono i sacrilegi, le guerre sante, le bestemmie, tutte sciocchezze. Dio è vinto da noi.
dalla nostra natura, dalla nostra dignità, dal compiersi della nostra nobiltà, dalla dignità della figura della Madonna. La nostra dignità è la cosa più cara agli occhi di Dio, è una storia meravigliosa che abbiamo voluto proprio raccontare per far capire come la storia va avanti, diciamo, e che Francesca poteva dire di sì. Questa è una storia memorabile e adesso noi cominciamo il... Il nostro terzo incontro in occasione del 350° anniversario del primo miracolo della Madonna del Balzo. Continuo sempre a ripeterlo, per la comunità bisacquinese e non, siamo in un anno particolare, siamo in un anno di festa e assieme a tutte le associazioni e tutte le parrocchie stiamo organizzando questi eventi culturali appunto per, avendo avuto e anche oggi ospiti illustrissimi, per appunto parlare di Maria, parlare della figura della Madonna nella nostra vita. Oggi
abbiamo degli ospiti, un ospite veramente importante, ma prima di presentare i nostri ospiti andiamoci a vedere un video e poi ritorneremo di nuovo qua. C'è questo passaggio, ma ce ne devi fare. E allora, ritorniamo di nuovo. Ho voluto... Svegliamo un po' con le carte, padre Bacile. Padre Bacile mi aveva detto, leggiti questo brano che ho scritto per la Stella di Bisacquino e fallo tuo. Mi ha detto pure una cosa in latino, e mi scordavo. Non ho fatto latino, ecco, nel senso diceva leggilo, fallo tuo e spiegalo con le tue parole. Ci ho tentato, perché io almeno mi ci devo mettere, ci ho tentato, ma non veniva bene, non si leggeva il messaggio. Allora ho detto il miglior modo è leggerlo, farlo ascoltare alla gente, con una musica probabilmente in sottofondo, però è veramente una cosa particolare. Voglio iniziare con questo, sul fatto del concetto della tenerezza, i santuari, la tenerezza, e su questa scia sono qui a presentarvi oggi, abbiamo sul palco il nostro sindaco Tommaso Di Giorgio, il nostro decano, Monsignor Rosario Bacile, stavo dicendo Giovanni Bacile,
Può essere che un lapsus, stavo dicendo Giovanni Bacile, Monsignor Rosario Bacile, abbiamo qui con noi, abbiamo il piacere di ospitare la professoressa Ina Siviglia, docente di teologia all'Università di Palermo, nonché anche ha un piccolo spazio su Radio Maria dove cura una piccola, ma tanta bibliografia, è una delle professoresse di teologia più apprezzate, perché non che la conosco personalmente, ma tutti i seminaristi e preti che ho chiesto, dico, la professoressa Ina Siviglia, professoressa Ina Siviglia, basta. E allora io mi limito solo a presentarla, e adesso la professoressa ci parlerà, ci farà la sua relazione proprio su Maria, speranza e consolazione del popolo di Dio. Grazie. Una buona serata a tutti. Io, padre Bacile, avevo pensato di dire qualche cosa, poi ho cambiato idea perché qualche volta, se noi crediamo che lo Spirito Santo interviene sulle cose. Infatti, quando abbiamo programmato questa serata all'inizio con Nino Mancuso e padre Bacile, doveva venire stasera a cantare qui, a intrattenere musicalmente un coro. Qualche giorno fa poi Nino Mancuso mi ha chiamato, dice: guardi Tommaso, dice, il coro non può più venire, chiama Enza e fate le Ave Marie di Schubert, e dico no, come intrattenimento. E così fino a 10 minuti fa, prima dell'inizio della serata. Dopodiché Enza è venuto a casa mia, dice: guarda Tommaso, sai, se Ave Marie, dice, lo possiamo fare, però mi piacerebbe fare il canto Vergine Madre, che sono le parole di Dante Alighieri, la pagina più alta in assoluto della Divina Commedia, poche parole in cui, così perfette, così belle, in cui si parla del mistero della Madonna. Non sapevo che loro avevano preparato pure il video, perché siamo andati con molta improvvisazione, però poi le cose, visto, si collegano. E addirittura Benigni va a riprendere quel canto che noi dovevamo fare un minuto dopo, tutto per caso, non era né programmato né pensato. E devo dire che mentre sentivo Benigni, che così col suo stile, diciamo, comico, ma veramente profondo, mi sono quasi commosso a sentire, perché toccava proprio l'essenzialità del mistero della Madonna. Una donna di 16 anni che col suo sì diventa addirittura corredentrice. E si parla di queste cose spesso con leggerezza, non ragionando sul fatto che, cioè, la Madonna diventa collaboratrice di Dio nella salvezza dell'intera umanità, punto centrale della storia dell'umanità. Io non voglio dire altro perché lascio la parola alla professoressa, però invito tutti, perché poi sulla figura della Madonna tutti ci commuoviamo, l'amiamo tutti, non solo i cristiani, ma tutte le religioni. Anche i musulmani hanno un amore profondissimo nei confronti della Madonna, che è la madre del grande profeta Gesù. E allora inviterei poi tutti ad approfondire queste parole di questo canto di Dante, musicato da Perosa, ma approfondire il grande mistero di questa donna giovane che a 16 anni, col suo sì, ha dato la possibilità a Dio di realizzare il disegno della storia della salvezza. E quindi, ancora una volta, un grazie a Padre Bacile, a Nino Mancuso, a tutti quanti, a Filippo, a Randena Bisacquino, che ci permette di uscire fuori da questa sala per portare questo profondo messaggio anche agli altri, che è un messaggio chiaramente evangelico,
perché l'obiettivo poi del giubileo di quest'anno è far crescere il popolo nella fede, ma chiaramente quando si parla della Madonna, vedete come Benigni aveva un po' anche, cioè, anche tutta la società viene a essere plasmata, modificata dal messaggio di Gesù, ma anche dal messaggio della Madonna. E allora una riflessione che invito che venga fatta anche dopo, quando il convegno sarà finito e nel corso della nostra vita. È un mistero così grande che non si può, con tutto il rispetto, sicuramente ci arricchiremo, ma non è un qualcosa che si può completare in un solo incontro. E quindi grazie a tutti voi, passo la parola a Padre Bacile. Solo una parola per dirvi che questo incontro di stasera, o di questo pomeriggio, ma ormai è sera quasi, vuole essere un incontro tenuto da una mamma. E non dobbiamo dimenticare che Maria è madre, madre del Figlio di Dio, madre di Gesù. Maria ha un'esperienza unica, è vero, proprio perché scelta da Dio, ma nello stesso tempo madre di Gesù, che ai piedi della croce lei vede crocifisso, quindi con un'esperienza unica, direi quasi indescrivibile, perché non si può descrivere lo strazio di una mamma che vede il suo figlio morto in quella maniera, nella forma più cruenta possibile. La signora Siviglia, come mamma, teologa, insegnante, docente presso la Facoltà Teologica di Sicilia, non l'Università di Palermo. Piccole cose, ma no, non ti preoccupare, perdonato sei. Ammesso che ci sia bisogno di perdonare. Quindi direi che ormai generazioni di sacerdoti sono venuti pure fuori, è vero, da quella scuola nella quale insegna la professoressa Siviglia, il nostro Don Carmelo Colletti e poi tanti altri sacerdoti hanno avuto come insegnante la signora. Ecco, a me piace soprattutto questo riferimento, una mamma che parla della mamma. Ecco, credo che su questo dobbiamo sottolineare il tema già detto, Maria speranza, Maria consolazione del popolo di Dio. E io credo che tutti possiamo guardare a Maria come alla stella, non per nulla abbiamo rimesso su il bollettino parrocchiale, velo, la stella di Bisacchino, che Monsignor Giovanni Bacile ha dato l'input, il via, va bene, perché potesse essere il giornale, vero, che girava nelle case e arrivava nelle lontane Americhe, proprio perché voleva che questo rapporto tra la parrocchia e gli emigrati di tutto il mondo potessero sentire vivo questo bisogno di ricorrere alla stella, alla Madonna. La signora, prima di venire qui sopra, qui al teatro, gentilmente ha chiesto pure di venire, di essere pellegrina alla Madonna del Balzo, accompagnata anche dalla signora che ringraziamo, è vero? La signora Dina Aiello, che ha preso anche il dolce peso, è vero, incarico di accompagnare la signora Siviglia qui. Sono amiche da parecchio tempo e quindi si è prestata lei stessa ad accompagnare la signora. Quindi un grazie grande per aver accettato e grazie anche per tutto quello che lei ci dirà. Grazie a voi.
Una delle qualità maggiori del vostro padre Bacile è la perseveranza. Perché se non fosse stato così perseverante stasera io non sarei stata qua, ma mi ha cercato, ricercato, mi ha mandato del materiale, ci teneva tanto a che questa serata mariana avesse la migliore riuscita. Intanto io mi complimento col titolo scelto, perché oggi parlare di speranza e di consolazione in un mondo che rischia la disperazione e lo sconforto è davvero proprio di chi crede. Chi non crede e vede l'andamento della storia, della crisi, delle preoccupazioni delle famiglie, difficilmente vedrà un orizzonte di luce. Solo chi crede vede oltre le cose materiali, vede oltre il tempo, e quindi è come se assumesse un raggio di luce dall'alto che illumina la realtà e fa vedere aspetti nascosti che sono risorse positive. Quanto bene c'è veramente in mezzo a noi, quante persone si sacrificano per gli altri, quanto volontariato silenzioso si muove intorno alle persone sofferenti. Allora lo sguardo di fede ci fa dire che guai a noi se disperiamo, è davvero un peccato contro lo spirito ed è di quelli che non si assolvono. Allora la prima cosa che io vorrei dirvi è questa: in questo nostro tempo buio e senza futuro, soprattutto per i giovani hanno dimenticato la dimensione del futuro, e non parliamo di aver dimenticato il passato, sono tutti concentrati e forse ripiegati sul presente. La figura di Maria ci ridà l'orizzonte giusto, la misura giusta della vita umana in una prospettiva divina. Parlare di Maria speranza e consolazione richiede però anche un attimo di chiarimento, e cioè per troppo tempo la devozione a Maria è scaduta in forme di devozionismo, cioè si sono create sulla figura di Maria delle strutture, sovrastrutture, interpretazioni non autentiche. Bisogna riandare alla parola di Dio per rivedere il volto autentico di Maria, e chiunque sa come funziona il restauro di un quadro si accorge che dal Concilio Vaticano II ad oggi non si è fatto altro che fare questo restauro. Il Concilio Vaticano II sceglie con un coraggio, ma anche con una grande consapevolezza, di porre l'argomento della Beata Vergine Maria all'interno della Costituzione dogmatica sulla Chiesa, per non restare qualcosa di sciolto da Cristo e sciolto dalla Chiesa, e quindi alla fine una figura di donna ma antropologicamente fine a se stessa, cioè la donna nella sua umanità. Il Concilio fa bene invece a rimettere Maria nel cuore della Chiesa e a far sì che Maria rispecchi il volto di Cristo. Questo è il primo elemento. Paolo VI, di cui nessuno più parla tanto perché abbiamo altri orizzonti di papi ancora da scrutare, soprattutto quest'ultimo che fa parlare di sé ogni giorno, c'è tanta gente che si sintonizza su Twitter ogni giorno per sapere cosa ha detto il Papa, perché si sente che le parole dette da questo Papa partono da un cuore per arrivare al cuore dell'umanità. E d'altronde già Ratzinger è quasi tramontato, diciamo, nei nostri discorsi di Chiesa, ma forse meriterebbe una parola, perché se questo Papa non fosse stato così umile e così coraggioso, noi non avremmo Papa Francesco. È lo stesso Spirito Santo che ha scelto Papa Francesco come Papa per la nostra difficile epoca, ad avere illuminato Ratzinger nel suo rinunziare sereno, ma per certi versi anche
turbato da commenti in questo lasciare il passo ad uno che poteva un attimo prendere in mano la situazione della Chiesa in un momento oscuro. E dicevo che la Marialis Cultus, che è una bellissima lettera di Paolo VI, insiste tanto a ridare la vera luce a questa madre, no? La luce riflessa del figlio che si proietta sul futuro della Chiesa e soprattutto che riesce a snellire la forma devozionistica. Noi in Sicilia abbiamo un vero e proprio culto di Maria. Noi veneriamo Maria, ma non dimentichiamoci che forse le nostre nonne in certi momenti hanno pensato che Maria era più importante di Gesù, anche nella collocazione delle statue, la Madonna più in alto di Gesù crocifisso. E allora in questo restauro cerchiamo di chiedere alla scrittura chi è, chi sei Maria. La prima cosa che mi viene in mente è di dire che Maria porta in sé le caratteristiche del cristiano quando è inabitato dalla Trinità. Maria è chiamata dal Padre ad essere la madre del Signore, è adombrata, dice il testo del Vangelo di Luca, dalla presenza dello Spirito, quindi ciò che ha nel grembo è frutto di questa azione dello Spirito. E quindi si può veramente dire che la Trinità ha trovato alloggio nella vita di Maria, nel senso che Maria è stata l'accoglienza fatta persona. Ma allora interroghiamoci sulle qualità del nostro Dio per capire chi è Maria e non viceversa. E cioè, dice un testo biblico, il nostro Dio è più vicino di quanto altri dei sono vicini al loro popolo. C'è questa idea dell'Emmanuele già nell'Antico Testamento che si fa strada, un Dio che cammina con noi. Ha posto, dice Giovanni il prologo, ha posto la sua tenda in mezzo ai suoi. Quindi c'è da parte di questo Dio, ancora poco conosciuto nell'Antico Testamento, questa rivelazione. Dio, c'è un altro testo bellissimo, il Signore di un salmo, il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Vedete, sto mettendo insieme gli elementi di un collage per capire che Dio ha creato l'umanità per renderla partner di un'alleanza d'amore, altrimenti non l'avrebbe creato. Io chiedo ai miei alunni, viene prima la creazione o viene prima l'alleanza? E loro un po' così confondono. Non c'è nulla da confondersi. Dal punto di vista cronologico, certo, viene prima la creazione e poi l'alleanza tra Dio e il popolo che Dio elegge, si forma, porta con sé. Ma dal punto di vista teologico c'è prima l'alleanza. Perché Dio decide di avere un partner d'amore e per questo crea l'uomo e la donna. Quindi la cosa importante è capire che Dio, sin dalla creazione, vuole essere coinvolto nella vita dell'umanità. Non è un Dio che se ne sta sull'Olimpo a ridersela sugli errori degli uomini, ma è un Dio che si rende sempre vicino. Dunque, La cura che Dio si prende del suo popolo assume a volte le caratteristiche materne e questa è una cosa che ci fa molta impressione, perché in alcuni passi della Bibbia, lo notava già Giovanni Paolo I, se vi ricordate, parlava di Dio madre oltre che di Dio padre, e testi bellissimi in cui si parla della tenerezza di Dio, no? Questa tenerezza della madre che porta in grembo o in braccio poi il figlio, che lo avvicina alla sua guancia. Il profeta Isaia è stupendo, che lo prende per mano. Tutti temi tipici della tenerezza materna. Dunque un Dio padre e madre, un Dio che si prende cura del suo popolo, che rimprovera il suo popolo, che corregge il suo popolo, quindi c'è anche la figura
paterna, no? Della legge, dei comandamenti, ma l'accompagnamento è un accompagnamento che viene dalle viscere di tenerezza. La parola tenerezza ha a che fare con l'utero in ebraico. La parola rahmamim significa viscere di tenerezza e sono le viscere che sono attorno all'utero. Come dire che l'amore di Dio non è un amore qualunque, ma è un amore che si fa tenero, vicino, affettuoso, pronto al perdono, grande nella misericordia. Chi più ne ha, più ne metta. Circa 3 settimane fa io mi trovavo al santuario della Madonna di Siracusa e lì ho riflettuto a questo tema che avrei dovuto trattare anche là. E cioè, ma scusate, noi qui è un paradosso. Qui la Madonna ha pianto e che ha pianto a Siracusa non ci può essere alcun dubbio perché abbiamo i documentari delle lacrime di Maria. E allora come possiamo parlare di una Madonna che è consolazione se sta piangendo? Non sarà che è lei che ha bisogno di essere consolata? E qui mi è venuta in mente quella bellissima icona di Vladimir, la Madonna della tenerezza, in cui la Madonna stringe il bambino e mentre lo stringe lo indica e con l'altra mano lo stringe sulla guancia. L'idea della teologia orientale è che questa Madonna viene consolata da questo guancia a guancia del figlio e perciò può diventare consolatrice. È una cosa bellissima, voi avrete avuto bimbi tra le mani, tanto più se sono i vostri figli. Che cosa significa in termini di forza, di gioia, di consolazione avere un bimbo tutto proprio e stringerlo al petto sapendo che c'è uno scambio d'amore misterioso e silenziosissimo che nessun altro comprende se non l'esperienza di una madre che l'ha tenuto in grembo e che dunque ha un rapporto assolutamente unico, come diceva padre Bacile. Padre Bacile è stato molto delicato nella presentazione di questa professoressa, ha detto 2 battute sulla mia maternità, ma forse è il caso che io tiri fuori qualcos'altro per farvi capire la cornice rispetto alla quale mi trovo, l'orizzonte. Circa 15 anni fa è morta l'unica mia figlia malata di leucemia. Dalla diagnosi al saluto di addio sono passati solo 34 giorni perché era già in uno stato avanzato come capita con le leucemie. Quando te ne accorgi è sempre tanto tardi. E abbiamo vissuto questa esperienza, io e mio marito, intanto in un clima di preghiera che era sconvolgente perché avremmo dovuto disperarci, ma gli amici, i conoscenti, i parenti si aspettavano da noi un segno di fede, di fiducia nel Signore. E aiutati da loro anche, siamo stati capaci di pregare giorno, notte, in ospedale, fino a tardi, la notte, sperando di strappare questo miracolo al Signore. Non ci siamo riusciti, Maria Teresa è andata alla casa del Padre e dallo stesso momento in cui ci ha salutato, noi genitori non potevamo non interrogarci e chiederci se soccombere anche noi ad una morte psichica e spirituale, come fanno tanti genitori legittimamente dopo la morte di un figlio, soprattutto se è un figlio unico. E lì ci siamo interrogati dinanzi alla Madonna. Abbiamo detto: Maria stava ai piedi della croce in silenzio. C'è quella bellissima pietà di Michelangelo che ci dice in che modo ha tenuto tra le mani la sua creatura ormai cadavere, ma Maria non ha rinunziato a continuare la sua missione nella Chiesa, è andata a vivere insieme agli apostoli, a pregare insieme agli apostoli, ad incoraggiarli per la Chiesa nascente che è
oddio, presentava tante difficoltà di persecuzioni, di incomprensioni, perfino di odio. Maria non ha abbandonato i dodici. Maria ha ricevuto insieme agli altri questa luce della Pentecoste. E ci siamo detti, se il Signore ci ha lasciato in vita, è perché vuole che noi portiamo a compimento una missione che Maria Teresa ha già compiuto nella sua perfezione dei suoi 18 anni, ha fatto l'esame di maturità, gli iscritti in ospedale e non ha sopravvissuto per continuarli la maturità classica, e noi ci siamo lasciati interrogare dallo Spirito del Signore. E poi, dopo qualche tempo, abbiamo adottato 4 ragazzi orfani di padre e di madre, che non voleva nessuno perché erano grandi. Voi sapete che quando uno adotta un bambino lo cerca il più piccolo possibile. Le nostre erano rumeni, avevano perso il papà e la mamma, le nostre 2 gemelle avevano già 14 anni, il maschio ne aveva 12 e la più piccola 10. Non vi posso stare a raccontare le traversie che abbiamo visto, posso solo dirvi che oggi già 2 sono già laureate e gli altri 2 si laureano tra giugno e ottobre, se Dio vuole, ma abbiamo sofferto tantissimo perché la cultura è diversa, la mentalità, la fatica di mettere delle regole, non è stata affatto un'esperienza gratificante. E nonostante questo, mio marito continua a dire, la nostra vita non è stata inutile, perché noi abbiamo strappato delle ragazze probabilmente alla prostituzione, come finivano molte delle loro compagne di collegio, e anche il ragazzo alla strada. Li abbiamo in qualche modo riavviati alla vita con questo buco nero di genitori perduti. Dirvi questo non serve a dire che chissà che abbiamo fatto, niente di particolare. Però abbiamo fondato una fondazione a nome di Maria Teresa per aiutare i giovani ad orientarsi. E ora ultimamente abbiamo dato vita a un centro di spiritualità, siete tutti invitati, a Polizzi Generosa, con 25 posti letto, per accogliere soprattutto giovani e famiglie e far fare giornate di ritiro, di spiritualità, di riflessione. Non ci siamo fermati, anche se la salute non sempre ci aiuta, ma andiamo avanti con l'aiuto del Signore. Quello che vorrei dirvi stasera è cercare di penetrare in questo mistero di Maria. Io, come diceva Padre Bacile, fotografandomi, l'ho vissuto dall'interno. Tu puoi in un mistero averlo nel senso di una riflessione intellettuale, puoi averlo come una riflessione esistenziale, ciò che accade, ciò che significa, ma puoi viverlo interiormente come qualcosa che misteriosamente combacia con la tua esperienza. E l'esperienza di Maria è esattamente quella che descrive San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, il quale ci conforta in ogni nostra tribolazione affinché noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque tribolazione con quel conforto con cui siamo confortati noi stessi da Dio. È un testo stupendo, perché ci dice che la consolazione con la C maiuscola ci viene dal Signore. Lui è il consolatore. Voi sapete che uno degli attributi dello Spirito è vi manderò lo Spirito consolatore. Ma questa consolazione che Dio ci concede come dono dall'alto, se si ferma in noi stessi, non dà frutto. Se invece noi lo mettiamo a frutto e ci adoperiamo per consolare gli altri, ci accorgiamo che è una vita che scorre e dà nuova vita, nuovi frutti. Allora, Maria, voi sapete che a Torino c'è un santuario che si chiama il Santuario della Consolata. Allora, Maria è questa creatura nuova che è consolata e in quanto consolata
può consolare gli altri della stessa consolazione divina. Quindi non è la paccata che dice non ti preoccupare. Certe volte uno ha pensieri, dolori, preoccupazioni, c'è qualcuno che ti dà di queste paccatine sulle spalle, passerà, non è niente. Non è questo tipo di consolazione. Il tipo di consolazione di cui parla San Paolo è quello di chi ha la capacità di condividere il dolore degli altri ed essere compassionevole. È la capacità di chi può anche non star bene, ma è sempre capace di un sorriso e di dare conforto. Per tutti quelli di voi che saranno stati al balzo, e sicuramente verranno anche degli ammalati, ma se qualcuno è stato a Lourdes e vede quelle infinite, numerosissime carrozzine posate lì davanti al fiume o davanti alla grotta, non è raro sentirti dire: noi avevamo creduto, partendo, di consolare il nostro ammalato che portiamo con le carrozzine, e ci siamo resi conto che sono loro a consolare noi. Un mistero. Non chiedetemi perché, ma certamente il Signore opera in un modo che il fiume di grazia e di misericordia che esce dal suo cuore raggiunga davvero tutta l'umanità, ma soprattutto i più deboli, i più fragili, i più bisognosi. Continua questo testo della lettera. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così in virtù di Cristo abbonda pure il nostro conforto. E quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per il vostro conforto, il quale si manifesta nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. Vedete come si intrecciano bene la sofferenza e il conforto, il dolore e la consolazione. La prova è un amore di Dio che ti risana le ferite. Le risana, ma non le fa scomparire le ferite. Voglio dirvi che colui che è morto sulla croce è risorto a nuova vita, a vita eterna, ma con i segni della passione. Ricordate quando Gesù appare agli apostoli e Tommaso non è tra loro. Appena torna Tommaso gli dicono: Tommaso, tu non c'eri, ma Gesù è apparso a noi, è risorto. Io non crederò alla resurrezione del nostro Maestro se non metterò le mie mani nelle ferite dei suoi chiodi. E Gesù gli dà corda, gli appare e gli dice: vieni qua Tommaso, il quale sarà diventato di colore verde, vieni un attimo qui adesso, tu tocca le mie ferite. E Tommaso si butta per terra in ginocchio e fa il più alto atto di fede che noi ripetiamo ogni volta che si alza l'ostia consacrata: Signore mio e Dio mio. Ma Gesù non è affatto soddisfatto di questa azione anche plateale, no? Di questo che si butta per terra dopo aver chiesto arrogantemente: voglio mettere le mani nelle piaghe. E dice: Tommaso, beati piuttosto coloro che crederanno senza avere visto. E quei beati siamo noi, quando dinanzi alle prove, anziché bestemmiare, anziché dire che Dio non esiste, ci inginocchiamo e riconosciamo ciò che non vediamo come un mistero di salvezza. Avere questa percezione che gli eventi anche dolorosi concorrono al bene di coloro che amano Dio, questo è il frutto di una fede matura. Quando la fede è immatura, invece, si prende a calci l'idea di Dio, non Dio, e forse non si riesce a sostituirla con la vera idea di Dio, perché ci si allontana. Mai allontanarsi nel momento della prova e del buio. San Giovanni della Croce, quando parla della notte oscura dei sensi, dice: solo nel buio e nella tentazione della fede noi scopriamo la verità
di Dio, vediamo il vero volto di Dio e lo vediamo nel buio. La Edith Stein, l'ebrea che poi è morta suora carmelitana cattolica perché convertita lì nei campi di Auschwitz, diceva: parte dalla croce un raggio di tenebra. È una un'espressione che ci sembra paradossale, ma quel raggio di tenebra è ciò che illumina la nostra fede proprio nel momento della prova. Mai allontanarsi, mai fare altre scelte, perché altrimenti rischiamo di andare a sbattere. Qui ci è maestro Giobbe, il quale povero Giobbe, non sapete quanto mi ha consolato nelle mie esperienze dolorose, e prima sono cadute le mura delle case, e poi gli armenti, e poi i figli, e poi la moglie, e poi la malattia fisica, e gli amici, e tutti scappano da lui. E Giobbe, che credevano tutti peccatore, perché l'idea era che se uno è perseguitato da Dio, lo è perché è malvagio il personaggio, ha compiuto qualcosa di nascosto che gli altri non conoscono, ma di poco gradimento al Signore. Giobbe a un certo punto chiama Dio e gli chiede: perché hai fatto questo al tuo giusto servo Giobbe? E Dio gli risponde in una maniera che lo mette immediatamente a tacere. C'eri forse tu quando io creavo l'universo? Hai tu mai visto il numero delle piante che ho creato e gli animali che ho creato? C'eri forse tu? Alla fine Giobbe cade proprio in silenzio e dice: io lo so che un giorno vedrò il mio Redentore. Chi sono io per giudicare l'operato di Dio? Però gli chiedo che un giorno voglio contemplare il suo volto. Questo è il più bel patto, no? Di un Giobbe che si sente perseguitato, ma non è perseguitato. Perché non lo è? Perché è riuscito vittorioso sulla tentazione e sulle prove, e si è accalato la testa, come si dice, sotto il giunco, no? L'ha calato perché lui capisce che il mistero di Dio è molto più grande di quello che lui possa capire e che nessuno può giudicare l'operato di Dio. Così è di Maria. Maria si sente investita di una missione più grande di lei e la risposta più normale sarebbe stato un no, ma non no perché non volesse farlo, ma perché non ce la faccio, ma perché piccola e povera mi sento. Eppure egli ha guardato, dice Maria, la mia piccolezza e la mia povertà. E qui vorrei dire due paroline che non vi devono risultare come scandalose in questi giorni che precedono ormai il Natale. Questi presepi che facciamo, caro padre Bacile, sono presepi dolcissimi, tutto sorrisi. Lì Giuseppe il casto che protegge la madre e il figlio che nasce e che esprime la sua gloria già nell'essere adorato da quei pochi pastori. Ma ce lo siamo mai detti che la famiglia di Nazareth è una famiglia multiproblematica, potremmo dire oggi, composta da una ragazza madre, di cui non si sa chi sia il padre, quindi con quello che attorno a questi discorsi può venire fuori. Un padre che viene chiamato padre putativo, che oggi non si capisce più, perché non lo chiamano adottivo, io l'ho eletto a patrono delle adozioni, io, sì. Un padre adottivo che contempla un mistero di cui lui è parte, ma che, signore, ogni tanto gli torna il dubbio, dice: tua moglie qua, la vedi bene, è vergine, vergine, cioè veramente aspetta un figlio, ed è vergine lo stesso, e sarà vergine, e tu la manterrai vergine. Quindi un mistero
per un uomo giovane, perché lo rappresentano sempre con la barba bianca e il giglio, come un deficiente? Perché la barba bianca dice tanto così non può disturbare Maria, e il giglio dice la sua caratteristica è la castità, quindi è andata bene. Quindi la ragazza è madre, il figlio non si sa di chi è, il padre vive questo dramma, ditemi se è una famiglia normale, assolutamente no. Quindi cerchiamo di togliere quest'alea di idillio attorno a questa famiglia, e mi piace quello che dice la liturgia, no? Che la famiglia di Nazareth è esperta nel soffrire, esperta nel soffrire, cioè è capace di dimensionare il dolore senza quindi assolutizzarlo come incapacità di viverlo, affidando tutta la propria esistenza al Signore. C'è una consegna alla volontà di Dio delle tre persone della Trinità. Dunque, perché vi faccio questo discorso? Non per solo per smitizzare, ma per togliere quella, come posso dire, sovrastruttura, no? Del pensare Maria come una donna privilegiata. Certo, Maria adombrata dallo Spirito Santo, piena di grazia, lo diciamo ogni Ave Maria, che problemi doveva avere? E come se ne aveva di problemi? Allora ci possiamo anche chiedere, ma perché Dio ha voluto combinare e cucire questo discorso così complicato per fare venire al mondo il suo figlio? Perché per raggiungere la nostra umanità e per accollarsi le conseguenze del peccato doveva passare attraverso una umanità autentica. E l'umanità autentica non può fare a meno di una madre. Ma questa madre lo è a pieno titolo? Certamente sì. E Cristo è veramente uomo? Sì, è il figlio di Dio, ma è veramente uomo. Solo così può alleggerirci del peso delle colpe commesse e aprire un orizzonte nuovo di speranza. Allora, Maria è consolata dalla grazia dello Spirito, è consolata dal figlio che tiene in grembo, è consolata perfino da un marito che la garantisce e la custodisce. È consolata, ma tutto il resto della sua vita sarà un portare la consolazione agli altri. Ancora, mentre ha in grembo il suo bambino, una donna al secondo o terzo mese non dovrebbe fare grandi strapazzi, diciamo noi. E lei si avvia a servire la cugina Elisabetta, sono 6-7 chilometri da Gerusalemme, e si camminava a piedi da Nazareth. Dunque Maria fa questo primo servizio da persona incinta e dà questo segno: sono la serva del Signore che serve anche gli uomini. Allora lei, che è compresa dal mistero di cui lei stessa è parte e che non può governare solo con la sua riflessione, riesce ad essere consolatrice. Noi la invochiamo nelle litanie lauretane come consolatrix afflictorum, è colei che consola gli afflitti, perché anche lei, sapete voi che più uno vive un'esperienza sulla propria carne, più sa come parlare a chi vive la stessa esperienza. E altro è parlare di morte, altro è morire. Allora Maria sulla sua pelle ha sperimentato sicuramente il giudizio degli altri, sicuramente il sentirsi condannata da un ambiente sociale, sicuramente la solitudine di una maternità che non può neanche condividere con Giuseppe, perché Giuseppe è uno spettatore del mistero, e in questa solitudine trovare sempre la sua armonia dialogante col Signore, che gli fa poi pronunciare il suo fiat, sia fatta secondo la tua parola, secondo la tua volontà.
ma siamo convinti che quel fiat viene fuori da un'esperienza profonda di preghiera, da una familiarità profonda con la Sacra Scrittura, da una conoscenza dei profeti dell'Antico Testamento. Come può una ragazza essere così pronta? L'unica obiezione che fa all'angelo è: come avverrà se io non conosco uomo, cioè non ho avuto rapporti? E poi finisce, no? Con quel sia fatto secondo la tua parola, che è un abbandono totale alla volontà di Dio senza alcuna riserva. Allora si lascia consolare, è capace di consolare, e così, come posso dire, dà compimento a quella parola dei profeti che dice: consolate, consolate il mio popolo. È una missione quella di Maria di consolare il popolo, che poi passerà alla Chiesa di essere la consolatrice degli afflitti, nel senso di accogliere nel grembo della Chiesa soprattutto i più umili, i più poveri, i più diseredati, i più... Però Maria, non dimentichiamolo, il verbo greco dice etarachte, rimase turbata. Voglio dire, non è che prende la cosa con superficialità e neanche con allegria, la prende con la gioia vera, ma pur sentendo la profondità di un turbamento. È una ragazza, ed è una ragazza intelligente, ed è una ragazza che pensa. Noi abbiamo tutti sti quadri con la Madonna che ride e non dice una parola, non funziona, non va bene. Ha avuto il coraggio di obiettare all'angelo: oh, ma tu per chi mi prendi? Qua resto vergine, mi devi fare diventare madre, me lo vuoi spiegare come funziona umanamente questa cosa? Ha avuto questo coraggio, ha sfidato la verità che gli veniva rivelata col coraggio di una ragazza intelligente che obietta, domanda e poi se ne fa una ragione, perché accoglie il mistero nella sua totalità. Io non so quanto devo parlare, forse possiamo fare un piccolo stacco musicale, così voi vi riposate e io mi beo ad ascoltare qualche pezzo. Allora, se c'è in sala Francesca Di Chiara, forse no, avevamo in programma una cosa, però non ci sono nessun tipo di problemi. Volevo, sempre se trovo lo spartito, leggervi una cosa che conoscete bene.
vocale e noi ci siamo abituati ad improvvisare. Facciamo così, vi faccio un piccolo pezzo che ho composto tempo fa, è un notturno, non a titolo, è notturno in mi bemolle maggiore, facciamo così. Grazie. Nei miei prossimi 10 minuti, perché poi c'è la messa, voglio lasciarvi 2 riflessioni. La prima, che vuol dire avere fede anche quando gli avvenimenti vanno in una direzione altra rispetto a quella che vorremmo. Ce lo dice il Magnificat, che tipo di sguardo bisogna avere. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Attenti qua.
ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Noi ogni giorno, quando accendiamo la televisione, vediamo esattamente i ricchi, i potenti, quelli che siedono sul trono, che da lì non si muovono. Gli stessi politici, per farli, scusi, perché non è un riferimento, gli stessi politici non li possiamo smuovere e scollare dalle loro poltrone. Ogni tanto qualcuno si scolla perché c'è l'altro pronto a sostituirlo. Allora noi potremmo dire: ma che fa Maria? Canta una realtà che si inventa? No. Ci dice qual è il fine, è la fine della storia. Il fine è la fine. Il fine è l'essere glorificati insieme al Figlio per la nostra volontà di aderire alla sua volontà nella umiltà e nella giustizia. La fine è che questi che sembrano potenti, gli arroganti, i prepotenti, certamente non potranno continuare a vivere così per l'eternità. Dunque la storia viene letta e dimensionata da uno sguardo che viene esattamente dall'essere illuminati dallo Spirito e quindi in qualche modo profeti che si proiettano nel futuro. Oggi dobbiamo essere capaci di rievangelizzare il futuro della storia e il futuro della vita eterna, avendo chiaro che noi cristiani, con le risorse anche che noi attingiamo alla grazia, dobbiamo avere il coraggio di cambiare questa storia quando si afferma l'ingiustizia, quando le strutture di peccato opprimono gli uomini. Quindi anche un invito ad una vita sociale, civile, politica, più impegnata, più consapevole, che cerchi di riorientare tutto verso il capo, perché alla fine, il fine della storia è che tutto venga ricapitolato in Cristo a Dio. Questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio che voglio lasciarvi riguarda il vostro santuario della Madonna del Balzo. Noi ci chiediamo: ma perché Maria ogni tanto appare o si trova un quadro miracoloso come quello della vostra tradizione? Non è che Maria viene per fare la maga, maga maghella, no? Con la bacchetta magica, aggiusta qualche cosa, si diverte un po' e poi se ne torna in cielo. La presenza di Maria media la consolazione di Gesù. In Maria noi riscontriamo il cuore amoroso e misericordioso di Gesù. E Maria, quando appare, quando dice qualche cosa, qualche messaggio, non aggiunge uno iota a quello che già è stato rivelato. Se voi andate a leggere questi messaggi di Medjugorje, ormai sono piccoli volumi, e che dice sta Madonna? Pregate incessantemente, fate il digiuno, amate i sacerdoti, lavorate e soffrite per la Chiesa. L'indomani, perdonate i vostri nemici, siate pronti a essere servi gli uni degli altri. L'indomani, pregate incessantemente. Dice: ma si incantò un disco? E qualcuno mi ha risposto. Io non lo so se veramente la Madonna appare, non sono io che lo devo dire. La Chiesa comunque ha riaperto una commissione di studio, il che significa che non è tutto scontato, né che compaia ogni giorno, ma anche né che non compaia. E dà l'appuntamento preciso: comparirò alle 9:15, dove domani appare alla collina delle apparizioni. E io ho detto: ma sta Madonna, secondo voi, che si dà da fare 30 anni a dire sempre la stessa cosa? Abbiamo celebrato ora il 30°. Dice: ma perché noi madri e i nostri figli che ci diciamo? Non attraversare con il rosso, sia buona a scuola, fatti i compiti a casa, e l'indomani che diciamo? Fai il bravo. Non so se mi spiego. Voglio dire che la Madonna non si stanca mai di lanciarci dei messaggi, perché noi apriamo il cuore alle scritture, quindi non basta il messaggio della Madonna, perché noi facciamo una vita sacramentale significativa, perché noi non ci stanchiamo di perdonare e servire i nostri fratelli, ed è l'amore di Cristo che passa attraverso l'amore della madre e ci raggiunge.
quando c'è un santuario, anche in una cittadina come Bisacquino, tutto il popolo di Dio che abita quel luogo è chiamato ad una missione, non solo il sacerdote. Perché? Perché arriva gente da tante parti e qualcuno vuole il miracolo di una guarigione e qualche altro vuole il bambino che non è nato e allora si va a pregare la Madonna. Qualche altro vuole che il figlio trovi un lavoro. Ognuno ha una motivazione personale, spesso di, come posso dire, di favore nei propri confronti. E invece bisogna evangelizzare tutti che si è lì per pregare per la salvezza dell'umanità, per offrire le proprie sofferenze e dare un senso, per riunirsi al mistero della croce senza scandalizzarsi, sapendo che per i pagani è stoltezza e scandalo, ma per chi crede è il segno della salvezza. Quindi il mio appello è: sentitevi tutti coinvolti da questa chiamata del Signore attraverso la sua madre che qui ha dato i segni di una presenza santificante, e ognuno svolga un ruolo di accoglienza, di un ministero della consolazione che è tipica anche di noi laici. Non è necessario, il sacerdote lo può fare quando qualcuno si confessa e finisce con una parola di conforto, ridare coraggio. Abbiamo letto nella messa di oggi, voi forse ancora non avete ascoltato il testo, rinfrancate i cuori, le vostre gambe abbiano di nuovo la forza. Ecco, sono le parole che Dio dà a ciascuno di noi perché noi ci facciamo servi dell'amore e testimoni della tenerezza di Dio. Grazie a tutti. Se qualcuno, accendiamo le luci in sala, e se qualcuno ha voglia di fare una domanda alla professoressa, qualche curiosità, qualche cosa, siete liberi, alzate la mano, io vi porto il microfono e potete intervenire, o avvicinate, senza nessuna preoccupazione, senza timore, anche perché... Oltre il fatto che, questo lo volevo dire, oltre il fatto che la professoressa, io dicevo all'inizio, i sacerdoti, i seminaristi mi dicevano una grande professoressa, e oggi l'ha dimostrato, oltre per me è rimasta anche che, oltre ad essere una grande professoressa, è una grande donna, è una grande mamma, e per questo io voglio fare i miei complimenti alla professoressa Ina Sevilla. Scusate, funziona. Un'ultima parolina vi lascio, che mi era sfuggita. Perché noi diciamo nella Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra? È attribuito a lei, lei è la speranza nostra, non ci dà speranza, è lei la speranza nostra. Perché? Perché Maria, essendo stata concepita senza peccato, non è la privilegiata, beata lei, che quindi non ha peccati, era nelle condizioni in cui era Eva, tra virgolette, prima di peccare, e avrebbe potuto anche lei cedere alla tentazione. Non l'ha fatto, si è mantenuta pura in tutta la sua vita e ha avuto in sorte la morte che tutti noi avremmo avuto, cioè di Maria si dice che si è addormentata nel Signore e non che è morta in quella terribile lotta che è l'agonia. Si è addormentata tra le braccia del Signore. E noi potremmo dire ancora dorme, no, è sveglia, perché è stata assunta in cielo con la sua umanità e la sua carne. Quindi quando noi diciamo è Maria speranza nostra, è perché in lei è stato anticipato il destino di tutti noi e noi non siamo alla cieca a chiederci ma quale sarà il nostro destino. Maria ci manifesta qual è
il nostro destino finale, perché lei ha già raggiunto la condizione a cui noi tutti siamo chiamati e a cui noi tutti arriveremo se rimarremo fedeli all'amore. Credo che sia venuta l'ora. A qualcuno ho detto, se l'ho invitato è perché quando l'ho sentita in un incontro di rettori della Sicilia, rettore di seminario, mi ha veramente toccato, mi ha colpito proprio questo fascino, questa parola suadente che lei riesce a dare. Quando stavamo cercando di dare dei temi ai vari incontri, io trattando della speranza, sempre vi dico alla Madonna del Balzo, sullo quadro del miracolo c'è scritto Ego Mater Sante Spei. Vero, eh? Andate a vedere. Poi, ecco, la consolazione che la Madonna, che a sua volta è consolata, bello questo riferimento che lei ha fatto, ecco, i doni che si ricevono non sono per noi, i doni li riceviamo per darli, e la parola dono è proprio questo. E allora vedete, lei consola una mamma disperata, potremmo dire, che aveva perso appunto la speranza, e Maria dà la speranza, perché è la speranza. Non potevo non pensare alla professoressa Ina Siviglia nel darle questo bel tema, è vero, di Maria, speranza e consolazione del popolo di Dio. La ringraziamo di tutto cuore, signora. Ancora una volta io, ma loro per la prima volta, e speriamo che non sia l'ultima, anche perché l'abbiamo invitato per la quindicina, è tutto un anno di celebrazioni, di festeggiamenti, per cui lei si può sentire benissimo a casa sua, come già lei ci ha invitato ad andare a Polizia Generosa in questa fondazione che ha intitolato alla sua figlia. Abbiamo sentito, non ci ripetiamo. Ecco, io credo che questo afflato che viene dalle persone che hanno una fede profonda, questo afflato lo trasmettono. E io per questo sono qui a ringraziare anche a nome vostro la professoressa Ina Siviglia. L'avevo sentita, i miei seminaristi me ne parlavano sempre tantissimo e bene, per cui è stato anche un dono stasera la sua presenza in mezzo a noi. Grazie ancora. Allora, chiudiamo generalmente con un brano che il nostro sindaco assieme a Enza Giardina ci farà ascoltare. Seduti. E poi prima, nel frattempo che si sistemano tutto, e allora Enza Giardina, Tommaso Di Giorgio al pianoforte, l'Ave Maria di Gounod. Prima ci salutiamo con questo bellissimo brano, composizione, anzi non brano, musicale, però mi corre ringraziare, oltre alla professoressa che già è stata ringraziata da padre Bacile, anche tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa giornata, da professore Nino Mancuso, il padre che è ammalato, quindi Enza Giardina, il sindaco Tommaso Di Giorgio, Biagio Rotolo, Mariella Nalatino, ultimo ma non meno importante, voi non l'avete visto ma ve lo dico, è Giovanni Ragusa che è dietro... Giovanni Collura che è dietro le quinte, che è stato
quello che ha giostrato e ci ha fatto emozionare con le luci. E quindi questo va, un applauso va anche a lui. Grazie. Di nuovo un grande applauso al professore Tommaso Di Giorgio, il sindaco, a Enza Giardina. E Biagio, non era un caso, caro mio, quando io ho avuto quell'lapsus a Ragusa, perché c'è Antonino Ragusa, questo, a lui dovevo ringraziare. Quindi al prossimo incontro, speriamo di rivederci presto e grazie ancora a tutti.